Quali sono gli errori da evitare nel nostro giardino? Oggi ne vedremo uno. Il primo errore da evitare nella realizzazione del nostro giardino è pensare ad esso quando è troppo tardi. Se dobbiamo costruire o ristrutturare la nostra casa, è naturale rivolgersi ad un architetto per un progetto, per dirigere i lavori e per aiutarci a scegliere i materiali e le finiture. Purtroppo, spesso ci si concentra solo sugli edifici, dimenticando che una volta completati i lavori edili, dovremo immancabilmente mettere mano anche all'esterno. Rendersi conto di doverci occupare del giardino quando questo è ridotto ad un campo di macerie o ad una giungla infestata dalle malerbe è decisamente troppo tardi. A quel punto molte scelte saranno condizionate da ciò che è stato fatto in precedenza, col rischio che il giardino sia poco funzionale e quindi costoso da gestire nel corso degli anni. Inoltre, avremo probabilmente basato il nostro budget solo sui costi per la realizzazione della casa. Il giardino sarà quindi visto come un costo aggiuntivo e una spesa necessaria ma indesiderata. Si cercherà quindi di risparmiare dove non si dovrebbe, nei dettagli che però fanno la differenza. Per questo mi capita molto spesso di imbattermi in case molto belle con giardini molto brutti. Il giardino costituisce la prosecuzione dell'abitazione all'esterno, ne è un complemento essenziale. Un bel giardino è un moltiplicatore di valore dell'immobile e un investimento più che una spesa. Progettare insieme la casa e il giardino permette così di gestire un budget complessivo e di fare le scelte più funzionali in entrambi gli ambiti, con risultati decisamente migliori. Quindi ecco la prima regola da seguire: pensare al giardino come a un investimento e progettarlo insieme all'abitazione, dal momento che sono entrambi due aspetti della stessa realtà, ovvero della nostra casa.